Eccoci qua per la seconda puntata di Stray Souls. Allora, avevamo lasciato il nostro eroe che stava dirigendosi verso il cimitero a vedere le tombe dei suoi genitori, mentre la sorella, che ha recentemente scoperto di avere, si è fermata a prendere qualcosa dal bagagliaio della macchina. Quindi, vediamo cosa ci attende. Daniels si sta facendo strada verso il cimitero attraverso la foresta, lasciando Martha dietro di sé, che sta preparando una sorpresa per il suo compleanno. Ok. Posso solo immaginare cosa sarà la sorpresa. Come minimo mi venderà a qualche culto satanico. Allora, Daniel, è tutto ok? Ho solo visto qualcosa di grosso nella foresta. Penso di non essere solo buono. Sei ferito? No, no, sono solo terrorizzato. Ok, so che è terrorizzante là fuori. But hey, wasn't I supposed to be the one calling you? You're right. I'm sure I'll still get to play the damsel in distress at some point. But seriously, call me if anything happens. Okay, ad un certo punto lei giocherà il ruolo di damigella in pericolo, ma per ora chiamala solo se c'è un vero problema. So bad moving in there now. No sweat. As long as he doesn't chew up the furniture, we're all good. No promises on that. Mi sono perso. Allora, press. La rotella centrale? Perché non me lo fa? Ah, ok. Ok, quindi adesso si entra nella press space to dodge. Ah, ok. And left shift for sprinting. Ok, bottone destro mirare. Quindi cosa entravo? In modalità Souls. Mio dio. Cosa mi aspetterà qua? Quanti colpi abbiamo? 36, energia 100. Non possiamo rollare in fase di puntamento. Bene. Dopo che avevo avvisato nostra sorella che c'è qualcosa di mostruoso nella foresta, con la nostra pistola ipertamarra che neanche Vin Diesel userebbe, vediamo se riusciamo ad arrivare sani e salvi alle tombe dei nostri genitori. Okay. Siamo in Lombardia, non vedevo una nebbia così dai tempi d'oro della Lombardia. Sento delle mosche. Tum. Perché ho come l'impressione che adesso mi spaventerò. Plunk! Plunk! Vabbè, scherzavo. Una costruzione abbandonata che sicuramente voglio esplorare. Ok, ha salvato. C'è qualcosa, c'è della lore. Allora, 14 febbraio, San Valentino? Bene, abbiamo... Ho sentito dei passi. Bene, abbiamo sistemato il campo nelle rovine di una vecchia casa. La tenda è saldata e i legni per il fuoco sono stati raccolti. E ora non c'è niente da fare se non godersi la natura. Ma chi è che continua a camminare? È una perfetta maniera di passare il giorno di San Valentino lontano dal casino e non senso del mondo reale. Non posso crederci che le persone non visitino questi posti più spesso.
probabilmente tutte le storie di fantasmi che circondano, che ammantano quest'area, le tengono lontane. Ma su via, nessuna di quelle è reale. Oh, dopo che abbiamo preso, abbiamo mangiato qualcosina, io penso che Saxon ed io, Saxon cosa sarà il suo? Oppure Saxon è il fidanzato della tipa che scrivo, il gruppo di metal inglese. Vabbè, comunque, dopo aver mangiato, Saxon ed io faremo una piccola camminata per vedere cosa ci offre questo posto qui, vicino alla riva, dove possiamo anche nuotare. Però per me l'acqua è troppo fredda. Beh, è il febbraio, ma la cosa non mi importa. Dopodiché accenderemo il fuoco per la notte. Vorrei sapere se le leggende che circondano questi boschi sono vere. Ok, quindi ecco, dovremmo trovare dei ribasuli. E infatti, di far che? Quindi non è più tornato? I don't need to worry about it right now. Non devo preoccuparmi di questo ora. Cosa sono? Proiettili? Sì, c'è una scorta immensa di proiettili. E la cosa non mi piace. La cosa non mi piace. Graveyard is close by, she says. It's like I've been out here for hours. Le tombe sono lì vicino. Mi sembra che sto camminando da ora. Ha imitato la voce inutile della sorella. Ma sarà poi veramente nostra sorella. Hop! Hop! Allora, posso girarmi al volo e scappare? Sì. Qui ci sarà l'indicazione del cimitero o del fiume. Allora, il lago è... In che senso? Allora, l'abbiamo il lago a sinistra a 0,900 metri e invece a destra a 2,6 km. Cioè la stessa... In che senso? Vabbè, io andrei nel percorso più corto. Non lo so. Munizioni, non mi piacciono. Queste qui sono messe perché ci sarà qualche mostro da combattere. Oh, madonna. Adesso vediamo se riesco col mouse e tastiera, se no provo a vedere se supporta il palo. Non so bene cosa devo fare. Difenditi dai mo. Man, I really didn't dress right to go on a hike today. In che senso difenditi dai mostri? Hello? Non mi piace questa situazione. Cosa vuol dire difenderti? Cioè, so cosa vuol dire, ma cosa sono i mostri? Oddio, non sono i classici zombie lenti, ricoglioniti, vero? Sì, dai, saranno loro. Cosa? 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 Dio santo, cosa sono? That shit hurt!
mi raccomando, eh. Minchia, sono morto. Ok, ma se scappo? Cosa? No! Ok, forse posso evitare lo scontro fisico. Anche perché è scomodissimo. Soprattutto per i nemici a terra che sono velocissimi. Magari quelli grandi uno alla volta li riesco anche, ma lasciamo stare, va. Io li sto sentendo, ok, sono a sinistra. Via, 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 prima di subito. Cazzo, c'ho i cani alle spalle. O qualunque cosa non siano quelle cose lì. No, vabbè. Oh. Come i soli insegnano, gli invincibili di frame. Lo shooting non mi dispiaceva, devo ammettere, però mio Dio, sono troppi. Daniel, are you okay? I heard gunfire. I'm alive. If that's what you mean by okay. I just got attacked by a weird figure-faced dog monster. Ok, erano delle mani. No, no, I don't know. I can't explain it, but there's something else out here too. It's like the whole world is descending into freaky mode, and we've got front row seat tickets. You're okay though. Yeah. Sei okay, beh. Give me that gun, or I would have been monster. Meno male che mi hai dato la pistola. Glad you're okay. Just stay on the path and try to avoid any more encounters. Stai sulla strada ed evita di incrociare i nemici il più, evitali il più possibile. Ma va? Veramente? Grazie che me l'hai detto, no, penso che io volevo affrontarlo. Cos'è? C'è un medkit. 404 miglia, 03 miglia. Eh? Andiamo di quello là. Andiamo lì che è più a destra che più corto. Ok, posso usarli? No! Difenditi. Ma li ha usati i medikit o devo usarli? Ok, li ha usati. Va bene. Mi dispiace, io li evito. Non ho voglia di stare a minarli. This is over. I don't need to worry about it right now. I'm gonna sleep for a week. Okay. Perché, ripeto, quelli, le mani, i mostri mano cane sono assurdi. Vai! Rotolata alla Souls! La rotolata alla Souls è un classico. Il resto non mica devo ucciderli per forza. Via! Ce l'ho alle spalle! No, 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 no! Via, 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 via! Ma via proprio! Madonna mia! È qui che mi sta attaccato alla natica destra, lo sento! Ah! Dai, dai, vai! Ah! Loca, cosa ho fatto? Ho rotto un muro! Via, 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 via! Souls! Scivolata alla Souls! Ok. Hey, I just came across a river. Ok, sono arrivato vicino a un fiume. Non so dove andare da qua. C'è un... Lascia la tua l'acqua alla sinistra. E non preoccuparti. Ok. Quanto ti ricordi di mamma e papà? Non so. Camminando mi ha fatto venire in mente questo. Lovely day. The most amazing chocolate chip cookies. She was always
Ok, lei si ricorda che la mamma cucinava dei biscotti al cioccolato deliziosi e si occupava di Michael, l'altro fratello. Never picked on me or anything. About that. E il papà? Sembrava sempre distratto. All'inizio sembrava molto felice, ma poi qualcosa è cambiato. Si sedeva davanti alla TV per ora a vedere Barbara D'Urso quando tornava a casa, guardando lo stesso show. Non si faceva la doccia o cambiava i vestiti per giorni negli ultimi periodi. Poi ha iniziato a bere. Ma non era più lo stesso, cioè quello di non era il papà di prima, era cambiato. Non avrei dovuto domandarlo. No, ok. Tu devi sapere la verità. Erano anche i tuoi genitori, del resto. Ok, quindi la madre era tutto normale, il padre improvvisamente è cominciato a cambiare. Allora, Frigid Riverside Ranger Lodge, 6 km. 6. Allora, devo lasciare. Ha detto il fiume alla mia sinistra. Ok, quindi proseguiamo per la Ranger Lodge. Mi dispiace, i mostri li evito perché sono troppi da combattere. Ok, la nebbia si è fatta fitta. Ho una torcia. Wow. Una torciona proprio. L'arma è carica. Hello? Dove siamo? Proseguiamo nella foresta. Hello? Pistola però è bella. Avrei preferito meno mostri e godermi lo shooter un po' di più. Ok, c'è un cartello. Non si vede nella nebbia in Valpadana. Vedete, siamo veramente in Valpadana. Allora, Ranger Lodge 48, palude Misty Swamps 1 e 4. Ma posso veramente selezionare di andare alla Misty Swamp? Tanto a salvarlo. No, non, no. Devo andare alla Ranger Lodge. Mi sa che la palude mistica è... What is that? Hello? Ah, ok, di là è la palude. Vabbè, abbiamo salvato, sai che c'è. Andiamo alla palude. No, ci sono le armi. Sei al cimitero? I came across this ruined stone building. Sono in un edificio rovinato, vicino alla palude. Questa è la casa di Cam. Ok, questa era la casa dei fondatori del culto della nonna. For secret society, they sure were upfront about being a cult. Not really. They did a great job of keeping most of the members in the dark. They operated like a fraternal order. You know. Ok, lavoravano tipo un. Really dark shit
un club, però dietro le porte chiuse facevano le peggio cose. Il signor The Inner Circle. For cool club names, huh? Minchia, quello di Chris Jericho in Ivy. This guy Novi was notorious in the area. After he built his house, a lot of kids went missing in the surrounding woods. And the local suspects. Ok, dopo che questa casa è stata costruita, un sacco di bambini sono scomparsi. But he was essentially a hermit. He would only ever talk to other members of the Inner Circle. And even there he was a fringe element. Viveva da eremita e parlava solo con gli altri membri del culto. You've probably seen them hanging from trees along the way. These weird stick things? Yeah, I've seen a few. Yeah, some old room that represents their god or whatever. Though I couldn't find any references to it when I was researching everything. Damn. Ok, praticamente questa è la casa del fondatore del culto, questo Inner Circle. I don't need to worry about it right now. E praticamente viveva da eremita, parlava solo con i membri del culto, però da quando questa casa è stata costruita sono scomparsi un sacco di bambini, secondo me. E lui era il fondatore del culto cui faceva di cui era parte integrante nostra nonna. E lui dice, però per essere un culto così satanico, cosa, facevano le cose alla luce del giorno. In realtà la sorella gli dice che questo culto tecnicamente aveva una facciata molto pulita all'esterno, tipo club, quelli un po' esclusivi, ma tutto normale. Ma dietro le porte chiuse... facevano le peggio cose. Ok. So perché ho scelto di andare alla casa della palude. Andiamo. Forse veramente devo andare di qua o forse no, non lo so. Oh, delle amanite muscari. Ok, i colpi effettivamente non mancano, ma i cani in mano sono troppo veloci. In più ci sono i giganti che gli danno una mano, per cui il sistema di combattimento è meno per me. Cioè preferisco scappare. Mi sta facendo un po' troppo... accendiamo la luce, wow. Adesso sì che vedo. Non mi piace questo suono di tamburi. Cos'è? Ah no, un albero. No, no, quello col cacchio di un albero. Ok. Ok. Mi sono totalmente perso. Dove sto andando? Ciò dimostra le calcagna. Hello. Ok. Qua è un perfetto posto. Sono le armi e c'è la cura. E non c'è nient'altro. È una strada. Oh no, c'è un po' di lore. Allora, leggiamoci la lore. Così freddo qui, questi boschi sembrano non aver mai fine, non importa in quale direzione io cammini. Il suono si avvicina sempre di più man mano passano le ore. Mi dispiace, Saxon. Eri un bravo ragazzone e non meritavi questo. Ok, quindi questo è il foglio che ha lasciato il tipo che era venuto qui a riposare, a passare il San Valentino nei boschi, a vivere la vita a contatto con la natura, col suo cane, a questo punto, penso Saxon. Il problema è che il buon Saxon è finito male. Quindi siamo arrivati qui, abbiamo semplicemente fatto... un po' di lore, quindi dobbiamo tornare indietro e prendere l'incrocio a destra. Ma che
Io vorrei abbattere qualche mostro, però ripeto, sono troppi. Soprattutto i cani mano. Nel senso che sono delle mani. Per cui mi sa che per il momento io opterò per la soluzione della fuga. Infatti a me interessa molto la storia. Però lo shooting, a mio parere, dovevano forse fare meno mostri. Più come Silent Hill, dove hai il tempo comunque di mirare. Di mirarli e combatterli, perché Silent Hill puoi combattere anche melee, cioè con le armi, con gli oggetti corpo a corpo. Qui proprio non ti danno tregua. Cioè, due cani, due mostri, cioè tutto assieme. Ma magari, ma neanche col pad penso, perché comunque sono veramente tanti nemici. E comunque non è che ai fini della trama, se li uccidi, ti diano qualcosa, perché abbiamo ucciso due cani all'inizio. Quindi torniamo in Valpadana. Non è quanto mi ricorda gli inverni italiani di una volta, con questa nebbia così, e neanche a Silent Hill. Io ripeto quello, la mia impressione che ho avuto con il primo episodio, non trovo questi voti così negativi. Nel senso, penso che la storia sia piuttosto banale, perché sono convinto che alla fine lui, come il padre, ha le visioni, per cui la strega che vedevamo nella casa alla fine era solo nella nostra testa, come nostro padre vedeva i figli che mangiavano cadaveri e lui li uccideva. In realtà erano visioni nella sua testa, penso che sia scontatissima come cosa. Poi vedremo se è così. Però al di là di tutto non mi pare così brutto e disastroso. Ok, lo shooting, come ho detto, mi sembra buono, ma con questo tipo di nemici io non mi ci trovo. Cioè, dovrebbero metterne uno magari alla volta, proprio come dice Silent Hill, e darti più la possibilità di combattere, perché sono veramente troppi che passaggio. Però per il momento non... Ah, cos'è? Hello? Vediamo se troviamo qualche nota di lore. No? Ma scusa, ma anche gli abitanti di questo paese, ma dove l'hanno fatto il cimitero? Non potevano farlo semplicemente fuori dalla città, senza bisogno di entrare nella foresta di Cappuccetto Rosso? Oh, un segnale. Misty Lake Ranger Lodge. Noi andiamo verso la Ranger Lodge. Avevamo detto. Magari vi troviamo il riparo. Cosa? Ok, è solo un ramo che si rompe. Sta tranquillo, lo stesso. Oh, Jesus. Hello? Ninja. Ok, tutto tranquillo. Ah, cosa? Sì, mi è partito il suono in cuffia. Ho perso parte del mio udito. Madonna santa. Cosa? Ok, sempre i tronchi che si rompono. No! Ok, sì, non è niente. Però in tutto questo, Petunielle, il nostro cane, che fine ha fatto? Oh madonna mia, eccolo lì l'uomo. Vediamo se riesco. No!
che è arrivato sul cane. Oh, madonna mia. Ce l'ho dietro. Il jumpscare che mi blocca nella fuga, però, è... Hello. Io me la viaggio tranquillo. What the hell? Mi hanno lasciato in pace? No! C'è qualcosa. Oh, il simbolo del salvataggio. Ok, va bene. È diventato Blair Witch Project. What? Che sta tagliando della legna. La grafica però è notevole, avere il suono. What the fuck? Oggi è il nostro 18° compleanno, per cui quando in teoria la profezia si dovrebbe avverare, visto che ci hanno cresciuto per un scopo. Hello. Ma in tutto questo, nostra sorella, dov'è? I don't need to worry about it right now. No, perché sento dei rumori in consulto? Ma perché nostra sorella ci ha lasciato andare da sola mentre ci voleva preparare la festa di compleanno? Ripeto, no. Cos'è? Che cazzo? Dio. Che cacchio è, Bramble? Wall. E
insane. Where the hell did this thing come from? No, allora, scusate, Daniel è malapena sopravvissuto agli orrori della foresta e adesso si trova a Waukiga, al cimitero di Waukiga. Allora, preoccupato per la sicurezza di sua sorella Marta, prende il telefono e la chiama. Ah sì, è preoccupato per la sorella. Quello che abbiamo appena affrontato, no, eh. È una specie di mostro uscito da non so dove. Va bene, dai. Quindi... Ok, questa è la demo che avevo visto molto tempo fa quando presentavano la Real Engine 5. C'era proprio questa scena qua del cimitero. Hello? Martha, how much longer are you gonna keep me waiting in this? Quanto mi fai aspettare in questo discarica, Martha? I'm seriously bored just standing around out here. Relax, it's almost ready. Mi sto annoiando qua. You've got me out here just to pull a dumb prank. Dude, chill out, man. Just call me when you find the graveyard. Basta. Okay, I'll keep looking around. Basta che non mi fai poi uno scherzo. Io continuo a dare un'occhiata e lei gli dice: stai tranquillo, adesso arrivo. Look around, find the... Ok, scusa. Lui sta dicendo che si stava annoiando. Ha appena dovuto abbattere un mostro. No, non dirmi che ci sono i colpi anche qua. No, no, vi prego, sono appena uscito da un combattimento. Non ce la faccio ad affrontarne un altro. Oh, abbiamo trovato il cimitero. Almeno questo sembra tutto un cimitero. A un primo sguardo sembrerebbe un cimitero. Che ha di fianco un parco giochi. Scelta piuttosto peculiare mettere un parco giochi. Beh, la vita e la morte. Un dualismo. Già il fatto che ci sono tutte queste casse d'armi mi fa capire. Magari se sono fortunato sono solo gli zombie. Hello? Yeah, I'm not gonna risk melting my face off. Maybe there's a way to turn this off? Yeah, I'm not gonna risk melting my face off. Maybe there's a way to turn this off? Quindi devo cercare la classica... valvola. Boh, andiamo a vedere l'auto della polizia. I found the graveyard, but it's fenced in and I haven't figured out how to get in there yet. It's all good. But hey, look up. I have a surprise for you. Wow, Martha. Ah, questa è la sorpresa che ha fatto Marta. Non so cosa dire. È veramente qualcosa, grazie. Easy on the mushy stuff, little man. I'm glad you enjoyed it. Sono felice che tu abbia gradito. By the way,
You remember why we're really here, right? To watch fireworks and a creepy forest on my birthday? Ooh, you've got jokes, huh? I'm here to look for the family gravestone. Devo trovare la tomba di famiglia, lo so, lo so. While I make my way back to you, see if you can find a way into the graveyard. Mentre io ti raggiungo, cerca una strada per il cimitero. Ok. Thanks again, Marty. Grazie, Mark. I really love the fireworks. Oh, li ho amati molto, i fuochi d'artificio. Quindi questa ci ha fatto andare qui per farci fuochi. Ok. E adesso lei ci dovrebbe raggiungere, ma nel frattempo dobbiamo trovare una maniera di entrare nel cimitero perché è difeso da un imperiale. Da una palizzata. Questo? Ah, forse sarà questa la tomba di famiglia, ok. Basterebbe scavalcare, ma. Perché? Madonna, quante munizioni! E che brutta cosa che significa. Io non ce la faccio a superare un'altra boss fight, veramente. Ok, c'è una chiesa. E c'è una macchina della polizia abbandonata. Delle... Son of a bitch. Of course it's locked. Check the other. Controlla l'altro veicolo. C'è un altro veicolo? Ok, posso andare in chiesa? Posso perlustrarla? No. Perché me la mettono se non posso perlustrarla? Ah, eccolo lì l'altro veicolo. Well, this sucks. I gotta figure out some way to open this. Hai una pistola. O spara al vetro. Oh, il tubo di Super Mario. Non mi devo pro... Non mi interessa per ora. Ok, è il tubo di Super Mario, va bene. Ma hai una pistola, rompi il vetro. Tanto sembra abbandonata. No. Una pietra. Ah. Allora, le chiavi sono nascoste nel solito posto. Visto che tu non presti mai attenzione al solito posto, significa che sono dietro una delle croci nel cimitero. I'm pretty sure. Allora, è dietro una lapide a forma di croce nel cimitero. Sono lì le chiavi. Wonderful. A treasure hunt that may be a complete waste of time. Fine. Ah, look around. Ah, qua. Oh, ok. Scusate. Hopefully this is the right key. Because I've never made it for a shift. No, perché c'è qualcosa che brontola come il mio stomaco. Sounds like more of those things. I should hurry. Okay, ho sentito qualcosa che brontolava come manca il mio stomaco. Se possiamo evitare il combattimento lo facciamo, perché ne ho avuto abbastanza del boss per oggi. Well, this sucks. I gotta figure out some way to open this. E hai... Scusa. Go back. Ah, forse devi l'altro veicolo, questo qui illuminato. Era questo che dovevo aprire? Forse? Ok, sì.
Trovamoci la pompa. No parts. But there's some extra bullets in here, so that's a win. Proviamo a aprire l'altra. Ma non ho capito. Quindi? Ok. C'è solo una leva qui. Man, I really don't have to hunt through the trash. Ok, dovevamo cercare nei cestini. Ah, non erano i tubi di Super Mario, erano cestini. Ok, per trovare il resto che ci permetterà poi di sbloccare lì il minigioco del... It's a little beyond, but it should still work. Look around for the missing... Ah, la valvola, ok, esatto. Madonna, anche al corvo. Sono tre. Oh Cristoforo Colombo, mi sono chiuso. Ok. Insane. What the fuck is going on around here? Non lo so, lo dice a me. Ok, investighiamo il parco giochi. Ok, investighiamo il playground. Hello. I'm a ninja. Può. Oh, la valvola. Nice. Speak of an idea. Ok. Perfetto. Allora, dovevamo andare qua a riparare. Allora, se il gioco avesse mostri così gestibili, non sarebbe male. Ma nella foresta bisognava scappare. Qua no. Qua era già un combattimento più umano, più gestibile. Ripeto, almeno per me. Soprattutto che per me che devo usare mouse e tastiera. Lo shooting non è male, ma anche se io sono un po' scarso.
Hell yeah. Ok. Easy peasy lemon squeezy. Solve the puzzle, lock the path to the family grave. Ok, devo risolvere il puzzle per aprire il passaggio alla tomba di famiglia. Allora, questa va giù e su e giù. Allora, questa... Allora, vediamo un attimo. Una posizione. Una. Ok, questa va su, giù e su. Questa va solo... No? Allora, aspetta. Ok, there's no way I'm this fucking dumb. Eh? Perché? Ok. Che cimitero sia. Ok, quindi abbiamo aperto la quella porta rossa, giusto? Questa qua a destra. Sì, esatto. Per il passaggio per i tunnel sotterranei. Sì, ma in tutto questo nostra sorella che ci ha fatto i fuochi d'artificio e tutto. Si può sapere dov'è? Nostra sorella. Ok, ho sentito un grido di donna e nostra sorella. Hello, I'm a ninja. Ok, cutscene. Oh, Cristo santo! Era qualcuno con in mano una testa che urla? Cos'era nostro fratello, quello che è stato ucciso da nostro padre? Perché noi avevamo anche un fratello che non è sopravvissuto all'attacco di nostro padre. Quindi, però in tutto questo, ripeto, dov'è nostra sorella? Io non mi fido di lei. Comunque. Ok, siamo arrivati al cimitero, che potevamo tranquillamente raggiungere scavalcando. Ho sentito qualcuno piangere? Sì, c'è qualcuno che piange. Hello? How old are you? Ah, no. Dov'era nostra sorella? Come ha fatto ad apparire lì? Lisa e Michael, madre e figlio. Portati via troppo presto. Ok, nostra mamma e nostro fratello. È stato un colpo di shotgun, non di ascia. Io lo ricordo perché ha sparato anche a me. Ok. Dobbiamo portare rispetto alla tomba dei nostri genitori. E ora cosa fa? E dopo sai cosa facciamo? Cosa faremo? Andiamo alla police station, dalla polizia che non è vicino, che non è lontano da qui. Allora, Daniel e Martha hanno raggiunto l'Aspen Falls Police Department per cercare delle risposte riguardo loro padre. Pensano che queste risposte possano essere la chiave per fermare la loro nonna. Quindi noi siamo andati nella tomba, abbiamo tributato rispetto a nostra mamma e a nostro fratello che sono stati uccisi con lo shotgun da nostro padre, il quale ha sparato anche a nostra sorella, che è la ragazza che vedevamo all'inizio nella cutscene,
che probabilmente però lui non ha ucciso, ma ha solo ferito, procurandole una perdita di memoria, da quello che ho capito. Quindi, adesso andiamo alla polizia e vediamo di scoprire qualcosa di più sul nostro padre. Wow, che schifo è la stazione di polizia. Stay close. Don't need you wandering off and getting killed. Stammi vicino. Minchia, mi hai abbandonato per tutto il tempo, mi hai fatto affrontare il mostro scimmia. We gotta get power up and running before we do anything else. Okay. I wonder what happened here. Whatever it is, it can't be good. You said it, buddy. This place gives me the willies. It looks deserted. Let's check around and see if there's another way in. Ok, la serratura elettronica è rotta perché manca la corrente. Loro si domandano che questo posto sembra abbandonato. Ma dai, veramente? Non l'avrei mai detto, sembra così pieno di vita. Ok, cerchiamo un'altra via d'entrata. Il fatto che ci siano delle munizioni qua mi dà da pensare. Altre munizioni. Vediamo se si può interagire con le auto della polizia. No. Dai, che forse qui c'è della lore. Sì, infatti. Allora, nella sera del 24 agosto 2023, i testimoni descrivono quello che può essere considerato un rituale sacrificale che ha preso parte nella foresta di Waukenaga, nel parco nazionale della foresta di Waukenaga, o quello che è. C'erano all'incirca 9 persone vestite in tuniche che stavano sacrificando una giovane donna alla base di un posto conosciuto come l'albero del diavolo. Questi individui inoltre intonavano una sorta di litania. Allora, il testimone dice che non ha potuto vedere molto. Non ho potuto capire molto di quello che dicevano, ma ha sentito chiaramente la frase, il vessel, com'è che si chiama? Il vascello, deve essere preso con forza. Ah, ok, stanno facendo lo stesso rito che hanno fatto con noi, in quanto nostro padre ha ucciso nostra madre un attimo prima di darci alla luce. Perché appunto l'eletto deve essere preso con la forza. Questo è stato ripetuto molte volte. Il testimone oculare è venuto da noi perché credeva che la vittima fosse una giovane donna che era scomparsa recentemente nella stessa parte della foresta poco tempo prima. Ma scusa, cioè, se non era lei, non gliene fregava niente, cioè poteva sacrificare chiunque. Allora, il testimone la descrive come una donna nei suoi 20 anni, ma non ha altri ricordi. Ok. Quindi, sappiamo che c'è stato un rituale all'albero del diavolo. Va bene. Allora, vediamo se c'è dell'altra lore. Il fatto che sia pieno di armi mi preoccupa, di munizioni, anche perché qui siamo in campo aperto, per cui dovremo usare il metodo Souls molte, molte volte. Con la nostra schivata all'ultimo momento. Vabbè, diamo un'occhiata all'ultima macchina, se c'è lore, no. Basta che non siano i cani in mano. Damn it. I don't know what to do next, but we've got to find a way in. Calmati, Madonna. Trova una maniera. Passa, guarda sul retro dell'edificio. Trova un ingresso sul retro dell'edificio. Come faccio ad andare sul retro dell'edificio? Ah, di là. Okay. Va bene. La pucchiaccia. Vai a fare in... Martha, check this out. Ooh, nice find. Maybe we can get power back up from that shed over there.
forse possiamo attaccare la luce dallo shed, da come si chiama, dal non mi viene il termine, dal cabinato, dalla cabina mi viene in mente, oh mio Dio. No, scusate. Ma se adesso funziona. Ok. This is my new key to anywhere. Ok. Wow, dude. Just wow. Ok, purtroppo anche in questo caso abbiamo avuto un bug come in precedenza. È un peccato perché fortunatamente c'è il salvataggio vicino. Ma se capita un bug così dopo una boss fight, io quitto. Allora, ho visto la ragazza venire qui oggi. Scommetto che è venuta a fare la sua deposizione per quello che ha visto settimana scorsa. E io ti devo dire che bisogna fare qualcosa riguardo a questo. Il suo padre è un poliziotto qui. E sembra che sia molto coinvolto con i suoi figli. Così, se dobbiamo trovare una maniera di capitalizzare questo, bisogna tenere a freno lei o il padre. In che senso? Praticamente c'è una ragazza che è andata a fare una deposizione per quello che è successo la settimana prima, non si sa bene che cosa. A quanto pare lei ha un padre che è un ufficiale di polizia che è coinvolto nella vita della figlia, per cui l'ascolta, per cui probabilmente questi sono del culto e c'è qualcuno che li ha scoperti. Per cui lui dice che bisogna, per continuare, bisogna fare in modo di mettere a tacere la ragazza, immagino. Che non penso sia Marta. Ok, quello è il generatore, quella è la benzina. Diamo solo un'occhiata qua in giro se c'è dell'altra lore. No, adesso parte anche l'ambulanza, giuro che... No? No? Non si può interagire, no? Vedi, se invece delle le munizioni invece che metterle fuori da lottare, le avessero messe all'interno delle macchine per cui devi ricercare, non sarebbe stato male, eh? L'avrei preferito che trovare i blocchi di munizioni in giro. Mi piace più l'idea del loot. Ok, quindi qui dove saremmo? Ok, siamo dall'altro lato. Ok, esatto. Perfetto. Vieni Marta, accendiamo il generatore. La giornata è bella. Tipica delle campagne lombarde della Valpadana in inverno. Quindi, andiamo a generatorizzarci. Non so se si può dire, ma... Allora, adesso... Oh mio Dio, mancherà la benzina! Bisognerà prenderla dalle auto! Wait there. I'll go siphon some gas from the cars out front. Just be careful, okay? The fact that nobody's come to arrest us for breaking and entering a police station isn't sitting so well with me right Hello, now. Marty, I'll be fine. Besides, ok. I have this. Adesso ci sarà da divertirsi. Maybe you can shoot someone and then we'll get properly arrested. Ok, già il fatto che ci ha detto che dobbiamo stare attenti e dobbiamo riempire le taniche di benzina. Ok, ci saranno dei mostri che ci spareranno, per cui la mia sanità mentale e la mia pazienza avrà un limite. Poi lei ha detto una cosa veramente idiota. Ah, il fatto che nessuno ci abbia fermato, che abbiamo oltrepassato i confini di una stazione di polizia, è strano. Forse non si è resa conto che non c'è anima viva e tutto distrutto? No, non si è resa conto, no. Figurati. È tutto normale, secondo lei. Cazzo, non c'è un essere vivente, chi cazzo vuoi che si fermi a dirti «Oh, non dovete venire qua!» Ma adesso ci saranno i mostri. Sicuro come l'oro!
E io non posso tirar fuori neanche la pistola. La missione. No, ti prego. Non ci ho voglia ancora di combattere. Sì. Ok. No. God, you think one of these would have gas in it? So I'll keep looking. Surprise, surprise! No gas. What the fuck? This is ridiculous! Ma esiste? No, non dirmi che devo andare fino... No. God, you think one of these would have gas in it? Guess I'll keep looking. Stacy! Giusto un promemoria per quando arriverai alla stazione. Noi abbiamo installato alcune barriere pesanti di sicurezza. Dopo che quei capi hanno tentato di fare un raid il mese scorso. Una volta che sei entrata, Brenda può chiamare il detective che ti porterà la tua deposizione. Ricordati di stare calma e darci più dettagli possibili riguardo quello che hai visto. E ci spiace, io sarei potuto essere lì oggi, ma il capo mi ha dato un incarico a Waukiga per cercare dei campeggiatori, un campeggiatore scomparso, forse quello col cane che abbiamo trovato nel primo episodio, quello che era venuto lì il 14 febbraio, il suo cane, esatto, Saxon, ok. Ok, questo è il nostro papà che... Ok, allora Stacy è la ragazza che, di cui avevamo letto prima la nota, che era andata a fare la deposizione. E qui ci dice il nostro padre di stare calma, di dire tutto al detective, tutte le cose possibili, che lei ha visto, di non tralasciare nessun particolare, ma lui purtroppo non c'è perché è dovuto andare a indagare su quel campeggiatore scomparso col cane, quello che avevamo trovato nella casa diroccata del fondatore del culto, che era venuto lì col cane Saxon. Ma domanda, ma possibile che non l'ho visto prima quel pezzo? Cioè, adesso ho capito, adesso devo tornare tutti indietro. Davanti alla stazione di polizia dove ci sono altre macchine e dove casualmente ci sono le munizioni. Quindi dovrò combattere per raccogliere la benzina. Sicuro come l'oro. Non potevano aprire il cancello alla Dark Soul, fare la shortcut. Ma va minchia, questo gioco è prevedibile. Come la puzza dopo un peto. Oh mio Dio, Orazio Grinzosi! No! No, ma come? Dai, rotola, mio Dio. Dai. Mi sa che gli sviluppatori hanno giocato troppo a Dark Soul. Sì, ce l'ho fatta. Dio santo, ce l'ho fatta. Oh, Madonna santa, ce l'ho fatta. Veramente, dopo questo gameplay ho bisogno di una vacanza.
No, boh. Probabilmente è tutto nella testa del ragazzo. Come era tutto nella testa del padre quando ha massacrato la famiglia. Per me lui è totalmente pazzo e magari noi adesso stiamo facendo una strage. Ah, ok. I don't know, I had some freaky monster. Un orrendo mostro. It was really big. Era molto really grosso e molto incazzato. Just one? Solo uno? Yeah. I didn't stick around to see if more showed up. Don't sass me. We'd better hurry. That gunfire might attract others. Ma perché lei se non sembra sorpresa? Il fuoco, cioè i colpi di pistola possono attirare anche gli altri, solo uno mi ha chiesto. Scusa, cioè trovi normale che ci siano questi mostri? Bah, non mi ripeto, la sorella non mi convince assolutamente. Ah. Ok, entriamo nell'edificio della polizia tramite la porta principale, ok. Non possiamo entrare da questa sul retro, già che siamo qua, no. Dobbiamo entrare dalla porta principale. Va bene. Fatto un altro capitolo? No. Minchia, questo video, questa serie mi sta costando veramente pazienza. Spero vi piaccia almeno. Ok, siamo nella stazione di polizia. Allora, trova la stanza dove vengono registrate le... dove ci sono i file. Munizioni. Ah, adesso le munizioni le troviamo come in Resident Evil e Silent Hill, cioè pacchi di munizioni a terra, non più... già questo mi piace di più. Oh! Abbiamo il corridoio. Perfetto. Va bene. Tu seguimi, mi raccomando, Gisella. Qua c'è una lore. Vediamo. No. No, io voglio la lore, voglio capire. Allora, inizia qua. Ok, qua dove arrivi, ti registri. Questo che cos'è? Ah, una ciabatta. Munizioni? Sì. Ok, siamo pieno? 36? Sì. Ecco, già il fatto che ci sono così tante munizioni è di nuovo un attacco alla mia sanità mentale. Ok, perché c'è il Colosseo di Roma? C'è il Colosseo? Cosa c'entra in una stazione di polizia americana il Colosseo? Hello? I'm a ninja. E là, quanti colpi che ci sono, ragazzi. Non mi interessa adesso. Allora, andiamo di qua. Ok, colpi. C'è qualcuno che piange? Ok, l'energia ce l'ho al massimo. No, c'è qualcuno che piange. Hello? Ma
Ma scusate, no, adesso perdo un attimo di tempo. Ok, nel bagno abbiamo due munizioni e la cosa per... No, adesso non piange più. È diventato Ghost Exile sto gioco. Ok, munizioni, munizioni. Sì, ma in tutto questo la nostra sorellina? Ah, eccola qua. Scusa, abbiamo attaccato il generatore, non possiamo accendere la luce? No. Sceriffo alla... Sceriffo da salvare? Oh, sceriffo locale blocca un traffico di bambini di una società segreta. 28 settembre 2003. Un noto gruppo di trafficanti di bambini che si mormorava avesse una società offshore. Allora, c'è una società segreta di traffico di bambini che ha la base, le radici, nella città qui vicina di Aspen Falls. Noi siamo nella centrale di polizia di Aspen Falls. Però questa società è stata bloccata dallo sceriffo Petoskey. No, dal detective della polizia di Petoskey, Vincent Guadagnino. Ah, un italiano? Ah, ecco perché il Colosseo. Durante il raid che ha preso posto nella sera del 15 settembre, il detective Guadagnino, che vuol dire che guadagna poco, ha scoperto un bunker localizzato sotto una fattoria che conteneva un gruppo di bambini rapiti. Uno di questi bambini era Melody Jane Simon, che era scomparsa solo una settimana prima. Una settimana prima che fosse fatto questa raid, era stata rapita alla famiglia che era in un viaggio di vacanza, in un trip, in una vacanza, in un'escursione alla Wakenaga Forest. Il detective Guadagnino riceverà una speciale commemorazione dalla città di Aspen Falls per il suo eccellente servizio svolto nella notte. Allora, secondo lui, anche se non ha prove certe, sono molto legate questa società di traffico di bambini, questa organizzazione segreta, con questa società famosa, la United Silence. E loro hanno trovato solo uno di quelli che pensa ci siano numerosi bunker sparsi ovunque, dove appunto vengono tenuti, per cui semplicemente lui ha fermato un piccolo traffico. A questo punto mi verrebbe da dire andate a vedere Sound of Freedom. Scusate, ogni tanto faccio fatica perché è veramente piccolo il testo e io ho la vista di Mr. Magoo ultimamente. Ok, questo è quello di prima. Va bene, comunque abbiamo uno sceriffo italiano, Guadagnino, che si è meritato un premio per aver fermato, per aver salvato dei bambini dal traffico illegale di minori. Sì, sembra la storia di Sound of Freedom. E questo spiega il motivo per cui abbiamo un Colosseo qua, perché Guadagnino sarà romano. Quindi, ok, possiamo entrare? Okay. It's closed! Trova la chiave per entrare nel quartier generale. Oh! Ah, era chiusa questa porta!
che si vede. C'è un sacco di sangue e c'è anche la chiave. Ok. Questo non mi piace tanto, che si devi fare del backtracking senza motivo e solo perché dice trova la chiave, si apre una porta del bagno e c'è la chiave. Questa è una meccanica che non mi fa impazzire. Ok, let's go this way. Sounds good to me. No, io non seguo Mark, io voglio esplorare. Esatto, io voglio la lore. Lieutenant Komorowski arriverà domani. Cos'è, Leon Kennedy? Poi ci sarà un piccolo briefing nella sala delle conferenze, seguito da uno piccolo meet and greet, una sessione, non so esattamente cosa sia. Dopo di questo il sergente Phillips sarà in carica di dare al luogotenente Komorowski il grande tour della stazione di polizia. Alle 2, quando il luogotenente ci darà una dimostrazione di abilità con le armi al poligono di tiro, noi siamo molto fortunati di averlo qui e gli daremo un ottimo benvenuto. Ok, quindi un caloroso benvenuto. Quindi questo luogotenente Komorowski viene qui a fare una dimostrazione delle sue abilità di tiratore scelto e noi giustamente dovremmo accoglierlo bene. Ok, niente di che. Oh, Joel di Last of Us è ricercato. Niente lore in questo caso. Oh, questo era il luogotenente Kowalski? O Komorowski? Era lui? Beh, l'ha presa bene Marta, cioè... Bob! Yes, ma'am. Arrivo. No, aspetta. Io voglio dare un'occhiata. Questa che cos'è? Ah, qui è lo shooting range. Giusto? Sì. C'è anche il Robocop. Che tra l'altro... ho adesso il titolo completo. Non so se anche quello portarlo con una piccola serie o no. Uno, cos'è quello vedere qua? C'era un orsetto. Perché ci sono dei peluche in una stazione di polizia? Ok, sono ok, abbiamo anche un medikit. E la cosa mi preoccupa sempre di più. Qui c'è un'uscita. E qui c'è la sala degli interrogatori. Ok. Classica sala da interrogatori. Va bene. Ho sentito una risata che non mi piace per niente. Hello? Minchia. Eccola qua. Perché sta ferma così? Oddio, è perché... Guarda caso dopo che ho sentito la risata. Marta? Hello? Ci muoviamo? Trova la chiave della prigione. Damn it. So what now? Well, I guess we'll have to look around for a key. We can try the chief's office. Seems like a likely place to find that. Sounds like a plan to me. Ok. Allora, sento dei passi. Lei sta ferma qui, io devo cercare una chiave. Ci sono un sacco di munizioni. Ah no, lei ci segue. Ma non vuol dire che non ci siano mostri.
perché ho sentito i passi. Tutto sta a capire cosa saranno. Basta che non siano le mani, per favore. Allora, per me... Ah! Porca! Madonna mia, che infarto! Devo prendere un po' di colpi. Allora, qui c'erano dei colpi. Ok. Colpi. Ok. Salute 100, perfetto. Vediamo se c'è della lore. Ok. Allora, finché ci sono questi mostri lo accetto. Dai, si può fare. La profezia. Secondo l'antica profezia della società del Unite Silence, quella che è linkata al traffico dei bambini, la narrazione della creazione e della ribellione viene rivelata. All'inizio Dio fece il paradiso e la terra, creando gli esseri a sua immagine e somiglianza, per essere degli steward della sua nuova creazione, cioè degli schiavi. Cioè, li ha creati come... sì, come schiavi. Comunque, l'umanità ha detronato il Dio dal suo trono celestiale. Comunque, cioè, nel senso, Dio li ha creati a sua immagine e somiglianza, ma come schiavi, ma loro si sono ribellati. E in questo risveglio di... tradimento di Dio, no, in questo, a causa di questo tradimento Dio ha fatto una solenne promessa di vendicarsi contro il genere umano. Beh, ma aveva già fatto il diluvio universale e ritornare una volta che l'umanità avesse dimenticato il suo creatore. La profezia inoltre dichiara che solo quelli che detengono solo quelli che invece continueranno ad adorarlo saranno risparmiati dalla sua ira vendicativa. La runa simbolo del mondo delle anime disperse, rappresenta un'antica runa sumerica il cui significato è l'oscurità. Sembra che chi possieda questa runa amplifichi il potere dell'oscurità. La runa funziona come un conduttore, sprigionando malevolenza e aumentando l'abilità dell'oscurità del possessore. Per cui la runa praticamente sarà data a qualcuno del culto che, usandola, ne acquisisce poteri, ma poteri negativi. Adesso spiega che cos'è l'oscurità. È un'oscura forza conosciuta come l'oscurità. Oh, l'oscurità circonda Daniel, cioè noi. No, inconsciamente Daniel serve come vascello per la coscienza dietro l'oscurità. Ok, l'oscurità praticamente è una forza maligna che usa il corpo di Daniel come vascello per sprigionarsi intorno a lui. E infatti la sua aura permea il mondo circostante, ammantandolo di una influenza corruttiva. Però è un'aura che tu non puoi vedere. Questo spiegherebbe perché lui vede sti mostri. Però li vede anche lei alla fine.
Ecco, l'oscurità si manifesta materializzando delle distorte creature viventi in base all'ambiente in cui si trova Daniel. Addirittura i suoi, specchiando i suoi istinti primordiali, per cui praticamente rende reale le sue paure, le sue fantasie, creandole, realizzandole con esseri umani distorti, come abbiamo visto le mani, il ghiottone, la scimmia gigantesca. E queste creature incarnano la corruzione stessa dell'oscurità. Ok, l'influenza dell'oscurità purtroppo si è ampliata, si è diffusa molto ad Aspect Falls, trasformandola in quell'orrenda città che adesso, dall'idilliaca comunità che era una volta. Il grano è stato corrotto da una piaga innaturale e una volta la città che era pacifica si è trasformata in una città mostruosa, in cui le persone erano state private della loro umanità. Ah, ma questa è la storia. Praticamente noi, che siamo il vascello inconsapevole dell'oscurità, adesso dobbiamo confrontarci con le forze oscure che ci circondano. Nonostante non conosciamo bene questo nostro potere. La sacra pistola, ok, quella dorata che abbiamo noi, è la pistola che Marta ci ha dato. Che ha rubato dall'Inner Circle, la società in cui partecipava nostra nonna, in cui era coinvolta nostra nonna, scusate, l'Inner Circle, e ha una storia molto ricca e originale, usata da John Wilkes Booth, è quello che ha assassinato il presidente Lincoln nel 1865. Questa pistola infame è passata attraverso molte mani, finendo poi all'interno dell'Inner Circle, che l'ha rimpiazzata con una perfetta replica. Ok, quindi questa pistola sarebbe una pistola maledetta che risale addirittura all'assassinio del presidente Lincoln. Ma questa non è una lore, cioè questa è praticamente la spiegazione del gioco. Cioè, come fai a trovare alla centrale di polizia la spiegazione del gioco, di chi sei te, dell'oscurità? Questa dovrebbe venire fuori giocandolo, penso. Allora, attraverso gli anni, questa pistola sacra ha subito molte modificazioni e ricostruzioni, usando vario materiale proveniente da reliquie religiose. Vabbè, qui c'è tutta la storia. L'ha avuto un immigrante polacco che si è unito alla società. Va bene, ok. Questa non è che... La scelta del particolare modello per... Va bene, qui non c'è niente di lore. Cioè, ci spiega semplicemente come questa pistola sia stata modificata attraverso gli anni. Poi loro... Questa società segreta, l'Inner Circle, faceva queste cerimonie. Ah, però aspetta. Allora, l'Inner Circle era a salvaguardia di questa pistola e doveva essere protetta da influenze esterne. Veniva usata durante i rituali. E proprio durante una di queste cerimonie rituali che nostra sorella Marta ha avuto l'opportunità di rubarla. E a questi rituali appunto partecipava anche nostra nonna. Però purtroppo quando l'ha rubata, la pistola non era totalmente completa. Alcune parti erano state rimosse per manutenzione. Ed è praticamente una pistola più che altro simbolica, perché non ha il suo pieno potere, proprio perché quando è stata rubata non era del tutto montata, assemblata. Per cui abbiamo rubato sì la pistola sacra, ma non al suo pieno potere. Il problema è che questa azione sconsiderata di Marta ha creato una frattura nella stabilità e rischia di portare il destino della città verso l'oscurità, perché adesso siamo sul filo della luce-oscurità, praticamente ha dato il via ad un pericoloso gioco che potrebbe sconvolgere gli equilibri del mondo, praticamente questo a rubare la pistola, anche se lei l'ha fatta a fin di bene, penso. Però non capisco perché troviamo tutte queste spiegazioni qui e non le vinciamo col videogioco. Guess it's like in school, right? You trade one of ours for one of theirs for
I guess. Month or so. Seems like a good way to experience other cultures and styles of law enforcement. United States Polonia, welcome on board. Luogo clear, entrance. Oddio. Ah sì, qui praticamente è ok. Dovevamo dare il benvenuto al tiratore scelto, che infatti era polacco dal cognome. Ok, va bene. Niente di che. Qui lui avrebbe probabilmente fatto la sua conferenza e poi ci avrebbe dimostrato la sua abilità a sparare. E infatti, lieutenant Mate Komrowski, welcome. Ok, era polacco. Cos'è che ci ha detto? Di liberare l'entrata dell'ufficio dello sceriffo. Quindi vuol dire che adesso abbiamo a che fare ancora con quei mostri molto salentiniani. E penso di sì. Ah, forse questo? Ok, sì, dobbiamo spostare il tavolo. Marta? Dove sei? Ma perché scompare sempre nostra sorella? Ma siamo sicuri che non sia una proiezione mentale del nostro... striking out. Not necessarily. What do you mean? Shoot the lock. The door looks pretty flimsy. It'll pop right open. Ma da dove ci parla Marta? Infatti si era comunque impallato perché non aveva fatto partire. Oh, originalmente postato il 26/7/2013. Una piccola storia dell'Inner Circle. Oh, adesso, allora, fatemi leggere che poi faccio il riassunto. Ok, all'inizio del XX secolo, una società del Unified Silence praticava segretamente una forma di pseudo-cristianità emersa con l'America, che era in opposizione con la dottrina mainstream. La società credeva nella natura dualistica di Dio, percependolo esso come sia come il creatore che il distruttore, invece che solo il creatore, il buon Dio, mentre Satana era la sua parte cattiva. Loro credevano che Dio fosse bene e male nella stessa persona. Tutto questo ha portato alla creazione di un circolo chiamato l'Inner Circle, non quello di Chris Jericho, non il suo Inner Circle. Allora, praticamente questo Inner Circle ha messo giù le guide del culto. Durante la metà del 1920, questo culto Inner Circle però si è focalizzato molto di più sugli aspetti oscuri del loro credo, arrivando addirittura ad esaltare e idolatrare la natura distruttiva di Dio, interpretando il caos e la sofferenza come un atto intenzionale di Dio come punizione per l'umanità. Ok, quindi questa società amava la dualità di Dio, cioè secondo loro Dio era buono e cattivo. L'Inner Circle, che ha messo giù le linee guida per cui ha sviluppato questo culto, però si è focalizzato sulla natura più cattiva di Dio, idolatrando solo la versione negativa e malvagia del Dio. Solo i più devoti membri dell'Inner Circle hanno seguito questa corrente e ne hanno fatti i fondamenti del loro credo. Hanno sempre agito credendo che quello fosse il piano di Dio, per cui la natura cattiva, e lo facevano cercando rifugio in solitudine e lontano dagli occhi indiscreti, dagli occhi della società, trovando un posto perfetto ad Aspen Falls, dove loro potevano proseguire indisturbato questo culto, perché l'hanno trovata una cittadina molto carina. Ok,
il loro credo, praticamente loro erano convinti di essere gli unici depositari della verità. E quando si sono trasferiti ad Aspen Falls, per evitare sguardi indiscreti, loro hanno operato come un'attività rurale. Una comunità agricola tranquilla. Infatti, il bunker dove rapivano i bambini è stato trovato sotto una fattoria. E questa era una facciata che gli permetteva di fare, ovviamente, a porte chiuse i peggiori rituali, però mantenendo sempre un aspetto di facciata positiva nei confronti delle persone. Allora, secondo le linee guida, questo prescelto, bambino prescelto, sarebbe dovuto passare attraverso una specifica linea di sangue che gli avrebbe permesso di avere in sé la capacità del dio distruttore, ovvero la capacità dell'oscurità, quella che abbiamo sentito prima. Allora, per fare ciò avrebbe dovuto raggiungere i 18 anni di età, e il nostro protagonista, nel momento in cui stiamo giocando, ha raggiunto i 18 anni di età. Nato da grandi di avversità, avrebbe assunto il ruolo di araldo nel mondo. Infatti lui doveva nascere da un parto traumatico, tant'è vero che lui è nato dalla madre appena uccisa dal padre. Oddio, solo 5 delle famiglie fondatrici ad Aspen avevano questi tratti necessari. E loro si sono sempre adoperati per manipolare la situazione sempre a loro favore. Manipolando anche la vita intorno a queste famiglie, a queste 5 famiglie che loro avevano reputato essere le uniche in grado di poter dare un giorno alla nascita il distruttore. E probabilmente, anzi sicuramente, la nostra famiglia era una di quelle. La cosa assurda di questo Inner Circle è che loro avevano creato un piano per produrre in maniera massiccia questi potenziali vascelli. E il metodo che loro avevano intenzione di sperimentarle era brutale. Ok, quindi loro avevano trovato 5 potenziali famiglie che hanno sempre studiato, seguito da dietro le quinte per fare in modo che una di queste desse alla luce il salvatore, il distruttore. Ma per aumentare le possibilità loro avevano anche studiato altri metodi. Quindi forse la nostra famiglia non è proprio uno di quelle 5, ma forse noi siamo semplicemente parte del tentativo di raccolta di vascelli, per cui magari semplicemente nostro padre è stato influenzato a tal punto che ha fatto quello che ha fatto sotto l'influenza dell'Inner Circle, ma non è detto che noi eravamo i destinatari. Trova la combinazione, ok. Va bene, direi che per il momento abbiamo avuto tante notizie. Allora, abbiamo scoperto che questo Inner Circle adora la parte cattiva di Dio ed è una costola di un culto che ha sempre visto Dio come come persona duale, cioè buono e cattivo, nella stessa persona, non come la classica concezione che Dio è buono, Satana è cattivo. Questo anticristo, chiamiamolo, sarebbe dovuto nascere secondo certe caratteristiche e noi le reincarniamo perfettamente, considerato che nel momento in cui il nostro personaggio è qui ha appena compiuto 18 anni. Quindi la cosa si fa interessante, il culto, la società segreta. Io resto dell'idea che comunque quello che vede è nella testa del personaggio, sono delle visioni come le ha avute il padre quando vedeva i suoi figli mangiare cadaveri. Quindi ragazzuoli, che dire, noi ci vediamo un prossimo video, spero che vi piaccia questa serie, a me sta piacendo molto, anche se le fasi di combattimento, mio Dio, mi stanno portando via la tranquillità. Ma il gioco mi piace. Finora, a parte, come avete visto, dei bug che hanno costretto a ricominciare, non ci sono stati grossi problemi. Quindi, per il momento, resta il mio voto positivo, con l'unica nota negativa
i combattimenti ad arena che non mi piacciono. Cioè, preferisco molto più i combattimenti che abbiamo visto nella scuola di polizia con i due mostri, molto più alla Silent Hill, che quelli lì dove devi correre e rotolare tipo Dark Souls. Comunque, grazie a tutti, e col nostro protagonista Daniel, che non so che fine farà, ci vediamo un prossimo video. Come sempre, hello!